Pace e bene a tutti, buona serata. Come sempre camminiamo alla luce del Signore e camminiamo con la buona parola che deve sostenere e stimolare la nostra vita. Certo, continuiamo a leggere ancora gli Atti degli Apostoli, questa sera il capitolo 28, i versetti 11-16. Stiamo sempre più finendo la lettura, però sono sempre interessanti. Il buon Paolo ora, nella curiosità, ha naufragato a Malta, abbiamo detto ieri sera, ora arriva a Pozzuoli. Perché Pozzuoli? Perché c'era il porto. Porto dove attracca e poi da lì, lungo la via Appia, si va verso Roma. E arrivando a Pozzuoli trovammo alcuni fratelli i quali ci invitarono a restare con loro per una settimana. Senso dell'ospitalità. E poi rende grazie al Signore perché? Perché trova il nostro Paolo, quando arriva nella città, qualcuno che lo accoglie, che lo fa sentire prima di tutto a casa, come se tornasse in una famiglia. Rese grazie a Dio e prese coraggio, perché gli vennero incontro dal foro di Appio alle tre taverne. Come dire, la località è ben precisa per dare la storicità dell'evento. E Paolo, siccome era una persona, un cittadino romano, che non aveva commesso reati gravi, può vivere a Roma addirittura senza andare in prigione, ma abitare per conto suo agli arresti domiciliari, chiameremo oggi. Sì, però era piuttosto blando, perché la gente veniva a visitarlo, lui poteva ricevere, poteva scrivere, poteva leggere, cioè aveva una buona libertà di movimento, non assoluta, non poteva allontanarsi più di tanto, ma godeva di alcune prerogative tipiche di una persona mite, onesta. Quindi il centro dell'attenzione di Paolo è sentirsi accolto e rendere grazie al Signore riprendendo coraggio. Sono tre movimenti. Guardate, e anche nella nostra casa, nei nostri amici, nei rapporti umani, sentirsi accolto permette di realizzare bene le cose che abbiamo di dentro. Bello quando si va in una casa e ci si sente accolti. Noi preti ci accorgiamo subito, che i miei confratelli potrebbero confermare. Quando vai in una famiglia, vedi che ti accolgono con un sorriso che non è solo quello di circostanza, ma è quello reale. Quando uno parla, vedi che ha voglia di comunicare, di aprirsi e crea rapporto, crea relazione. È bello. Allora uno prende l'altra parte, prese coraggio, come dice Paolo. Che bello, vanno accorto. Adesso ho il coraggio di dire anch'io la mia, di, potremmo dire, di condividerla, di aprirmi, di mettermi a confronto. Questa è la realtà. Così si costruisce la comunità, si costruisce la chiesa, si costruisce la famiglia e, altra componente importante, rendo grazie a Dio. Perché? Perché è un dono di Dio. Dono di Dio sono i fratelli che mi accolgono, dono di Dio è una famiglia nella quale posso giustamente aprirmi, dono di Dio importantissimo sono le persone che in tutti i modi mi sono vicino e non mi mancano dell'affetto più importante, cioè mettermi a mio agio, permettermi di esprimermi, non mettermi dei bastoni nelle ruote, o meglio ancora, come diciamo spesso, non costringermi a difendermi da loro. Sentirsi accolto. Guardate che in questi giorni che stiamo giustamente, abbiamo già detto più di una volta, evolvendo, speriamo che la malattia possa contenersi e arrivare a fasi ancora più aperte di movimento, ma l'accoglienza ha un altro nome che si chiama spontaneità. Non le cose forzate, ma le cose vere. È bello quando tra famiglie, tra amici, tra parenti, si fa di tutto per mettere un altro a suo agio. E così appianano tante difficoltà relazionali, si superano tante resistenze, a volte anche tanti pregiudizi. Aver fiducia nell'altro. Il buon Saulo di Tarso era un convertito, quando diventa Paolo, quando diventa l'apostolo, vive molto questa dimensione dell'essere accolto e dalla sua parte di saper accogliere anche lui. Cioè vive quella dimensione che chiameremmo di fratellanza. Non è una dimensione che deve vivere solo lui, dobbiamo viverla tutti. Essere più fraterni, essere più dolci con gli altri, avere il tempo di stare con le persone.
Allora davvero uno prende coraggio, si esprime e dà il meglio di sé. Così avvenne a Paolo quando entrò nella nostra città eterna. Lui non era mai stato a Roma. Arrivare a Roma era arrivare alla capitale del mondo, caput mundi, ma era soprattutto sentire che Roma non era una città ostile, ma che già i primi, voglio dire, abitatori, ovviamente erano già i primi cristiani, davano a lui molto spazio, come dire, lo facevano sentire importante. Così deve valere anche per noi. Grazie di questo ascolto. Buona serata.